amareggiato, pensiamo. Sì, molto amareggiato, perché uscire qui con in questo modo, senza nervo, senza quel piglio giusto per cercare di pareggiare o anche di vincere. Abbiamo, i due gol sono venuti da due cavolate nostre, e oggi la squadra che si deve salvare non è questo il modo per poter salvare. Quindi, sono molto deluso di come oggi abbiamo fatto, ma non è solo oggi, perché anche le ultime due prestazioni non sono stati all'altezza della situazione. Oggi chi sta dietro di noi corre più di noi, quindi credo che oggi stiamo tutti lì, ma domenica dobbiamo riposare, quindi è un casino. Speriamo bene, Ania, però insomma non siamo messi bene. Ecco, una gara segnata già dopo 25 minuti, dopo quei due gol, poi inizio ripresa sembrava un po' rianimarsi il Teramo, ma non c'è stata poi una vera e propria occasione. Oggi non ho visto una buona squadra, cioè non ho visto né capo né coda, quindi senza criticare. Ania, puoi chiedere dei tanti pareggi? Di criticare, perché la colpa maggiore ce l'hanno sempre chi va in campo. Però oggi la squadra non è stata assolutamente all'altezza per poter giocare contro una squadra che secondo me è stata lì a gestire, ma non a produrre quello che forse, essendo terza, doveva produrre. Paladini rischia qualcosa? Assolutamente no. Dei tanti pareggi, Presidente, cosa possiamo dire? Magari avrebbe preferito vincere un po' di più. Ma sicuramente dovevamo vincere le partite che dovevamo vincere prima, cioè oggi qui ci sta la sconfitta, però poi se viene in questo modo la sconfitta non va bene, perché quando uno esce sconfitto deve uscire sconfitto, massacrato, oppure con qualche ammonizione, oppure con altro. Quindi è così, e l'accettiamo, perché la dobbiamo accettare per forza, altrimenti non è che si può oggi cambiare un risultato.